Bentrovati al caffè di Sala Stampa ed è un piacere ospitare un amico, nonché un grande attore come Salvatore Guglielmino. Buonasera e benvenuto a Sala Buonasera, Stampa, al buonasera a caffè. te. Al Buonasera a caffè te. con una macchina storica, la Sì, Faema infatti, infatti. 61, e non stiamo facendo pubblicità perché chiaramente è introvabile ed è un cimelio del caffè italiano. Ricordo, questo fa vedere che, come dire, sono adulto, come ci chiamiamo ora, adulti, no? Diversamente adulti. Diversamente giovani, Diversamente anziani. va bene, lasciamo perdere. Salvatore, tra poco parleremo anche del Meet of Catania Festival, che è un appuntamento importante tra il 27 settembre e il 6 6 ottobre. ottobre tra Castello Ursino e Palazzo della Cultura. Ma intanto ti chiedo, tu sei tifoso del Catania? Certo, sapete, il primo abbonamento me lo regalò mio padre quando presi la licenza di terza media, pensa un po'. E da quell'anno ho sempre avuto l'abbonamento. E in quale settore? Allora, iniziai ovviamente nella curva, pensa un po' nella curva nord che ancora c'erano le tribune di legno, I con i gradoni. cosiddetti gradoni. I gradoni, molti lo ricorderanno. E mi ricordo una cosa, apro chiudo una parentesi veloce, che c'è un periodo che stavano cambiando i gradoni, quindi c'erano solo i tubi innocenti. Io salì, guarda, ragazzino, no? Salì, arrivato là sopra mi resi conto che soffrivo di vertigini. Addirittura. Riscendere è una delle cose che mi è rimasta indelebile nella mia Vecchi ricordi dello stadio che si dello chiamava stadio allora Cibali, il Cibali, Cibali con esattamente. i gradoni in tubi innocenti. Tubi E innocenti. dunque, tifoso del Catania, come ti sembra la squadra di quest'anno, al di là della sconfitta a Giuliano per 3-2? Ma guarda, mi piace Toscano, mi piace Fagiano. Per fortuna il buon Grella ha pensato bene di fare solo il suo lavoro quest'anno e quindi bravo ad aver scelto le persone giuste. Io penso che questa squadra ci darà delle soddisfazioni, proprio una squadra da serie C, ecco, una squadra di serie C. Chi secondo te può avere il ruolo di regista in questa squadra, anche se ormai è un termine Diciamo desueto? il leader. Sì. Eh beh, ovvio hanno tenuto Castellini come capitano perché se lo merita, però secondo me il vero leader diventerà e resterà Sturaro. Quindi potrai scattare. Inaspettatamente, Ecco, fra l'altro. esatto, perché finalmente ha trovato anche un gruppo diverso Sì, rispetto all'anno scorso, all'anno bisogna scorso. dirlo. Ma l'anno scorso avresti potuto mettere anche Ronaldo, non Non ne funzionava. sarebbero arrivati i risultati, diversamente da quelli che sono arrivati. Ecco, vai allo stadio ancora, riesci tra gli impegni? Sì, guarda, è quasi un rituale che continuo a mantenere perché mi permette di stare ogni 15 giorni. Tu vedi, in questa tribuna bicentrale c'è la famiglia Guglielmino, no? Quindi mio figlio che ora è diventato, perché prima andavamo assieme quando lui era piccolo, no? E mio figlio che è diventato papà e quindi c'è la sua figlia, mio genero con il mio nipotino. E stiamo aspettando il nipotino di un anno, che il prossimo anno, fra 2 anni, lo portiamo anche allo stadio. E quindi c'è questa centrale di tribuna B tutta, ed è un modo per stare, preso io da 2 miliardi di impegni, è il modo per. C'è questo, c'è questo, Condividere. no, ma c'è questo rituale, questo rit cioè praticamente io vado con la macchina, passo ad ognuno a prenderli, li metto e andiamo tutti allo stadio, ci andiamo 2 ore prima, il panino, il bacio con i nipotini, è un È un modo, rito. tranne se sono fuori a Roma, c'ho lo spettacolo. Ovviamente, se hai degli impegni di lavoro. Senti, chiudendo il discorso Catania, a proposito del passato, c'è una partita indelebile quando eri ragazzino che ti ricordi ancora, Ah, che certo. ti ha emozionato Ti particolarmente? sorprenderò. Turris Catania. Ciceri, spagnolo. Se vuoi ti do la formazione. Aspetta, Io fu la. stagione Sì, 74-75? esattamente. Fu l'anno con cui io. Perché prima abitavo a Ragusa, mio padre faceva il ferroviere, quindi fu lì a Ragusa mi tacciamo di essere il catanese, no? Quindi io andai proprio, come dire, avevo questa. Sono catanese, sì. Cioè, appena arrivai a Catania, cioè conobbi il Catania a Ragusa, perché l'anno prima il Catania in Serie B aveva fatto questa partita in trasferta perché avevano annullato il campo, avevano creato il problema del campo, cioè, mi ricordo i Bonfanti, io ero piccolino lì, no? Aquilino Il Bonfanti, Bonfanti. Baisi. Tutto. Ma io ed ero felice, no? In quello stadio a Ragusa, piccolino, perché non mi ricordo quando avevo veramente. E dall'anno successivo, quando tornai a Catania, con mio padre incominciai a seguire il Catania. Il Catania. Ecco, ti ricordi di Turris Catania? Perché fu la Ricordiamo il partita risultato. 3-1 E fu l'ultima partita di di campionato. campionato quando il Catania
poi tornò vinse il campionato e tornò in Serie B. In Serie B. Ci fu un test a testa col Bari, se non sbaglio, o con Lecce. Cioè, col Bari, col Bari. Col Bari, ecco. Io ricordo quindi che il terreno era anche in, in terra battuta. In terra battuta. Sì. Primo tempo credo finì 0-0. 0-0, sì, sì, perché... E il Bari vinceva. E il Bari vinceva. E di fronte c'erano, io ero nella tribuna, diciamo B, era tutto di gradone, e di fronte c'era la tribuna coperta, ed era piena piena di baresi. Guarda, sì. Ti racconto questo aneddoto che è bellissimo. Ad un certo punto c'erano tutti questi baresi, no? E sta partita continuava a stare 0-0. Ad un certo punto, fine primo tempo, vedo uscire dalla tribuna B, che insomma, 200-300 catanesi, no? Silenziosi, entrano nella tribuna A, salgono al centro delle scalinate e ad un certo punto si vedono questi tifosi baresi in silenzio scendere e andarsene. Addirittura. Te lo giuro. Eravamo nel 75. 74. 75. La stagione era 74-75. E quindi dopo il Catania fece 3-1. 3-1. Se poi ti ricordi il gol, fatta Ciceri Malaman. La formazione la ricordi ancora? Certo. Allora, guarda la telecamera. Petrovic, Codraro, Simonini, Benincasa, Fraccapani, Poletto, Spagnolo, Fatta, Giagnoni, Malaman. In panchina? Rubino. Rubino. Ezio Rubino. Ezio Rubino. Il mitico Ezio Rubino. Fu la mia prima trasferta, il mio primo viaggio in treno. E questa vittoria storica per il Catania di Angelo Massimino, non lo dimentichiamo. Sì, sì, sì. Senti, invece, voltando pagina, vivi la città, perché comunque la vivi, certo, in prima persona, e c'è sempre un problema anche di impianti sportivi, di gestione più che altro. Adesso vedremo delle immagini relative al Belletri, che è uno dei campi, insomma, comunali, ma dove c'è pulizia, dove c'è un affollamento di squadre, e insomma le società si lamentano. Ecco, ti sei mai accorto che a Catania ci sono tanti campi, ma molti sono abbandonati? Sì, certo che mi sono accorto, ma per fortuna ora, negli ultimi tempi, grazie all'Unione Europea, il Comune di Catania è riuscito a sistemare un po' di campi, però la città ormai è così grande che non riesce, questi campi non riescono a supportare le esigenze. Spero in realtà che il Comune a più presto riesca a fare ulteriori interventi. Ma penso che soprattutto per i giovani. Per i giovani, sì. Per sostenere questi giovani, molti non hanno la possibilità di pagare la retta a fine mese, le loro famiglie. E non è facile. Vabbè, devo dire che le scuole calcio in qualche modo riescono a. Ma non hanno i campi grandi, hanno i campi piccoli. Sì. Quindi io c'ho degli amici che hanno i ragazzini che però giocano nei campi a 7, devi trovare il campo. Ed è sempre più difficile trovare anche il campioncino. Addirittura c'è un mio amico, no, che suo figlio è a Mascalucia, e lui fa: mannaggia, ma io devo andare a prendere la Mascalucia d'inverno, a volte lo chiamo, mi sono in macchina che sto aspettando mio figlio, ma sto morendo dal freddo, casino. Senti, chiudiamo il discorso sull'impiantistica, ti faccio vedere anche una fotografia del Palaspedini, lo storico Palaspedini, che oggi si chiama Palabramo. Con le piogge della scorsa settimana il sottotetto ha avuto dei problemi e l'acqua è finita sul parquet. Questa è la situazione a Catania, insomma, denunciamo le cose che appunto avvengono, speriamo si possa intervenire quanto speriamo prima. Speriamo che l'assessore Parisi, lui così attento, possa essere ancora più esattamente, attento. Esattamente, esattamente. Meet of Catania Festival, sì. 27 settembre, 6 ottobre. 6 ottobre, Palazzo della Cultura, e abbiamo detto, e anche Castellursino. Castellursino, beh, il festival, in realtà il Meet of nel 2018 ha debuttato nel Teatro Antico di Catania, che pochi forse conoscono, perché proprio è incastrato dentro il barocco, e quindi, però è una peculiarità importante, perché Catania è forse una delle, se non l'unica città dove c'è questo barocco costruito sull'architettura greco-romana. È una cosa bellissima e particolare, e da lì, che prima era una semplice rassegna con 2-3 spettacoli, e nel tempo siamo arrivati a creare proprio il festival, e oltre agli spettacoli abbiamo, io curo ovviamente la direzione artistica, oltre agli spettacoli quest'anno saranno ancora più
importanti con personaggi nazionali. Ecco, abbiamo visto la locandina, eccola qua, puntualmente. Esattamente. Vediamo, dalla regia ci fanno vedere quelli che sì, sono gli spettacoli. Gli spettacoli, no, stavo dicendo questo, che abbiamo aggiunto da 3 anni nel festival, che è cresciuto, è diventato un festival, e attività come convegni, ovviamente sul mito e sul teatro classico. Quest'anno il 28 faremo convegno sulla Sicilia dei miti con relatori veramente importanti. Ci sono tutta una serie di workshop di alta formazione per attori. Marcello Cotugno, che è un regista nazionale importante, l'ultimo suo lavoro è La madre con Lorenza Savino, che lavorerà su un workshop, durerà 5 giorni, con relativo spettacolo finale al Castello Orsino sul mito contemporaneo. Sono orgoglioso e onorato di averlo coinvolto. Ci sarà un altro convegno che sul mito, condotto da Ennio Coltorti, che è un attore conosciutissimo nazionale per noi addetti ai lavori, e fra l'altro è voce storica di molti miti del teatro hollywoodiano, è una voce molto conosciuta, e metterà in scena un Pirandello segreto che debutterà a Catania per poi girare in tutta Italia. E quindi un'anteprima. Un titolo che ho suggerito io, fra l'altro. Il titolo lo ribadiamo? Pirandello segreto. E perché Pirandello? Perché quest'anno Mito Off, oltre al mito del teatro classico, apre al mito siciliano. Quindi il mito siciliano non potevamo che iniziare con Pirandello. E dunque, Salvatore Guglielmino, direttore artistico del Mito Off Catania Festival. Chiuderemo il festival il 6 di ottobre al Palazzo Platamoni, in uno spettacolo dove ci sono in scena io e Stefano Masciarelli. Abbiamo creato questa coppia che non è, come dire, simpatica, ma allo stesso tempo è importante, perché interpreteremo il Ciclope e l'Ulisse. Straordinario. Spettacolo che ho scritto io, e sono oltre al il 4, il venerdì, sabato, mi sono confuso, c'è tante cose. C'è tanto, il certo. 28 un Ulisse nell'Ade, che replichiamo proprio, ci è stato richiesto, un spettacolo sempre scritto da me, e il 4 a Castello Orsino ci sarà un Edipo assolutamente particolare. Come si dice in gergo, in bocca al lupo. Lunga vita al lupo. Assolutamente sì, è stato un piacere ospitarti all'interno del caffè di Sala Stampa, ti aspettiamo prossimamente. Grazie per avermi invitato. A proposito, il caffè lo prendi amaro o dolce solitamente? Siccome c'è sempre adulto, no? Diversamente anziano, schitto e amaro. Schitto e amaro. Come si dice dalle nostre parti. Grazie a Salvatore. Grazie Guglielmino. Grazie a tutti i tuoi telespettatori che ci hanno... È stato davvero un caffè molto ma molto gustoso all'interno di Sala Stampa. Grazie. E ancora in bocca al lupo.